penale, per ArcelorMittal è un'esigenza produttiva o un alibi in questo momento? A nostro avviso è evidentemente un alibi, perché non ha niente a che fare con il processo produttivo in atto. Per ArcelorMittal un diritto, per il governo soltanto un alibi. È da poco passato mezzogiorno quando sul tavolo di Palazzo Chigi arriva una lettera dal colosso indiano che mette nero su bianco la sua intenzione di lasciare l'Ilva. I giallorossi, presi alla sprovvista, si trincerano in fretta e furia al Mise. C'è da capire se l'abolizione dello scudo penale permetta davvero ad ArcelorMittal di stracciare il contratto siglato un anno fa. E qualcuno, in proposito, ha le idee piuttosto chiare. La cosa che è impensabile è il fatto che questo voto sia stato per abolire lo scudo penale sia stato fatto da chi come Renzi o il Partito Democratico ha fatto lo scudo penale. Sono degli scappati di casa che non hanno mai lavorato un giorno fuori dalla politica e molto spesso anche poco nella politica. Il governo deve spiegare perché c'era un decreto fatto il 6 di settembre che l'ha cambiato. Ha fatto un atto non comprensibile cambiando una cosa che era invece necessario mantenere. Mentre i sindacati si siedono al tavolo di crisi convocato a Palazzo Chigi, al Senato Matteo Salvini coglie la palla al balzo per scagliarsi contro Conte. Questo è un governo nemico del Sud. Il signor Conte è il primo nemico del Sud. Quindi veramente, prima tolgono il disturbo, meglio è. Che dal canto suo rimanda tutto all'incontro di domani con i vertici dell'azienda, decisivo per le sorti di oltre 10.000 lavoratori. Una comunicazione che non riteniamo accettabile. Abbiamo convocato la proprietà ArcelorMittal qui a Palazzo Chigi.